Buongiorno, anche se sono le 3 e in realtà io dovrei muovermi per andare a Marginalia, che è la fiera dell'horror e weird che si tiene questo weekend 24, 25, oddio che giorno è oggi? Vabbè, prima si chiamava Libri da Yugot, si teneva in un'altra location, mentre invece adesso ha preso la stessa posizione di Strani Mondi, che invece si tiene a ottobre. E in realtà io non sono super in target con questa fiera, ma c'è un panel di Tiffany Miss Fiction che parla di letteratura de genere, quindi le scrittrici fantasy, alle 4, motivo per cui mi devo muovere, e farò un giretto anche per beccare un po' di gente. Nulla di che, giusto per muovermi in questo sabato in cui non farò assolutamente nulla della mia vita, quindi sai, per dire, ho fatto qualcosa. Bisogna dire che il mio outfit di oggi per Marginalia era notevole e molto a tema. Oltre al cappotto fighissimo di Goticana anche. Sei contenta? Contentissima. Ah, faccio. Ho un nuovo faretto LED meraviglioso che però fa veramente troppa luce. Dunque, parliamo un po' di Marginalia. Considerate che sono stata lì 2 ore e mezza, 3 circa. Questo perché volevo solo sentire il panel di Tiffany sulla narrativa de genere, che è stato molto interessante, tra parentesi, andando ad analizzare un sacco di opere femminili, parlando di aspettative di genere e sociali per quanto riguarda il fantastico femminile. Insomma, le difficoltà e gli stereotipi che purtroppo finiscono per anche contaminare l'espressione del femminile all'interno della speculative fiction. È stato molto figo, un panel che è durato 1 ora intera, quindi poi dopo quello abbiamo fatto qualche chiacchiera e qualche giro tra gli stand. Posto che si trattava di una piccola fiera gratuita di letteratura horror, weird e perturbante, non eravamo proprio allineati a livello di gusti, perché io di horror non leggo niente, di weird e paranormale, scusate, perturbante, poco, però insomma è ok. Quindi ho preso solo 2 cosette, in realtà una delle due è un merce di contrabbando che non doveva neanche esserci, perché si tratta di un libro che esce il 29 di marzo, Ombre nel meriggio, della serie Trionfi del vuoto di Masa, il mio editor di Nacherum Books. Sono molto contenta di averlo, è un mattonazzo, considerate che sono più di 500 pagine, ma adesso vi faccio vedere l'impaginazione perché è veramente molto fitta. E maledetto Masa, mi dà troppo fastidio la luce qua dietro, aspettate. Ok, ho spostato il monitor, adesso non dovrebbe darci più fastidio. E l'ho già iniziato a leggere, a dirla tutta sul Kindle, perché mi era stato passato il file in anticipo, e tranne che sono proprio all'inizio. Sì, infatti ho letto giusto una 40ina di pagine, molto bene. Però almeno avendo adesso il cartaceo dedicato, autografato e in largo anticipo, posso anche vedere fisicamente quante pagine non ho letto. E poi ho preso solo una cosina, cioè questo non l'ho pagato, è stato un omaggio da parte di Acheron e di Masa stesso. Ho comprato una rivista, cioè il numero 2 di Alcalina. Mi sono fatta consigliare proprio da una delle persone che curano questa rivista, ovvero Giorgia Scalise, nonché persona che ha anche scritto un racconto all'interno di questo numero nello specifico, e anche ce n'è un altro di Axa Lidia Vallotto, che oltre ad essere un'amica è anche un'ottima scrittrice, quindi sono molto curiosa di leggere questo numero piccolino. Ma soprattutto mi sono fatta prendere dall'entusiasmo, scusate il rumore molesto di elastici che sfregano sul poster, ma con soli 20 euro ti portavi a casa un numero della rivista e il poster del prossimo numero, che sarà Nozze Mostruose. Adesso ve lo mostro pian pianino andando a salire, perché è un'opera d'arte stupenda che io voglio avere appesa qua nello studio. Ancora sto decidendo dove, avevo pensato in realtà sull'armadio, ma mi sa che è troppo largo. Sì, comunque è troppo largo per le ante dell'armadio, del mobile armadio letto che c'è in questa casa, quindi niente, tocca trovare una cornice adeguata e appenderlo, perché è veramente un'opera d'arte meravigliosa. Anche Giuseppe, quando l'ha vista, ha detto: no, fighissimo, lo voglio vedere appeso tipo subito. Tocca andare a comprare un quadro.
E soprattutto nel caso vi interessasse è aperta anche la call per questo nuovo numero che ha appunto come titolo Nozze Mostruose, quindi se andate sul sito trovate tutto ciò che vi può servire. Io sto facendo un pensierino, Comunque questo sabato sera sarà estremamente in solitaria, quindi adesso devo decidere che cosa fare, ma penso che video giocherò. Prima però vi parlo dei libri che invece sto leggendo. Dopo aver finito sul mio Kindle Damsel, a cui ho dedicato un intero video di confronto con l'omonimo film, terrificante, però guardate il video, ho ripreso la lettura innanzitutto di Dragonlance, con, mi dimentico sempre, I draghi del crepuscolo d'autunno, primissimo volume, che stavo leggendo anche stamattina, sono arrivata a pagina 66. Di questa storia non mi piace leggere tanti capitoli tutti assieme, innanzitutto per fortuna sono molto brevi i capitoli, quindi già questo, perfetto. E avevo proprio bisogno di una storia così high epic fantasy che mi trasportasse indietro nel tempo anche a livello di scrittura. Poi io attendo i draghi che per il momento ancora non si sono palesati, però vabbè, vedremo. Abbiamo proprio un gruppo di avventurieri super classico, cioè c'è il ladro, un Kender che mi è sembrato molto simile a una specie di Halfling, un Hobbit, ecco, devo andare a cercare. Abbiamo il guerriero, il mago, poi adesso ci sono i barbari, insomma, di tutte e di più, che si trovano ad avere a che fare con della corruzione nel paesino dove si sono conosciuti e dove hanno trascorso buona parte della loro vita. Quindi nel loro ultimo ritrovo devono fare i conti invece con una realtà corrotta e un bastone magico che sembra certificare veramente l'esistenza degli antichi dei. Quindi si dirigono a Haven per trovare risposte. Una quest super classica di D&D, tuttavia mi sta davvero prendendo, ma perché è di conforto, una lettura appagante nel suo essere classica. E non ho neanche scritto male, pensavo veramente peggio, nel senso che è un libro molto datato e quindi mi aspettavo veramente un narratore super esterno, super onnisciente. In realtà molto meglio di questo, e sono proprio felice di leggere una storia così semplice, perché poi all'epoca magari non era semplice e chissà quanti strati di complessità ci saranno in futuro, però ho bisogno di questo conforto delle opere un po' più vecchiotte che Dragonlance mi sta dando. Se poi mi dà anche i draghi, tanto meglio. E per il gruppo di lettura sto leggendo L'occhio del gufo di Andrea Butini, primo volume della trilogia del Sole Pallido. Sono arrivata a metà, cioè a pagina 204, che è esattamente dove abbiamo fissato la prima tappa del gruppo di lettura, che sarà il 25, cioè questo lunedì che viene, quindi sono in pari. Penso di aumentare un po' il ritmo per concluderlo proprio entro la fine del mese, perché non voglio arrivare ad aprile con il libro ancora in corso, per una questione mia mentale, lasciate stare. Questo è un dark fantasy che ha veramente un sacco di punti di vista, talvolta alternati negli stessi capitoli, che è una cosa a cui non sono abituata, ma che non sto trovando disturbante perché l'autore è molto bravo a rimanere super focalizzato all'interno dei punti di vista. Ed è tutto ambientato nel giro di poche centinaia di metri, in un villaggio in cui iniziano a succedere delle cose molto cupe e macabre, e queste cose accadono veramente con una rapidità disarmante, ed è tutto super concitato e ti tiene incollato alle pagine. I capitoli non sono eccessivamente lunghi, sono di media lunghezza, ma quello che veramente tiene incollata è la scrittura di Andrea Butini, veramente immersiva, pulita, ricca però di dettagli sensoriali che ti permettono di figurare la scena, quindi wow. Se volete unirvi al gruppo di lettura c'è il link qua sotto in descrizione, oltre al fatto che probabilmente continueremo anche con il secondo volume della trilogia, perché siamo tutti presi benissimo, stanno uscendo un sacco di conversazioni interessanti, quindi in realtà se anche avete già letto il libro e avete voglia di fare chiacchiere in merito, noi stiamo parlando veramente a manetta. Domenica, è una domenica in realtà anche molto soleggiata, ma io non so che cosa fare. Che si fa in questi casi dopo che hai finito di fare le mansioni domestiche? Se non hai impegni? No, niente, comunque in realtà ho un'idea. Ho letto un pochettino stamattina L'occhio del gufo di Andrea Butini, che sono andata avanti perché c'è uno snodo di trama della linea temporale del passato su uno dei personaggi, che ci
ci dà molta visione su quello che è stato, insomma, per lui essere un orfano, un ladro e doversi barcamenare, insomma, in questa vita difficile. E dopo sicuramente leggiucchio qualcos'altro di quello o di Dragonlance per andare un po' avanti, ma al momento bisogna di fare qualcosa per tenere impegnate le mani e ho un'idea, perché per il compleanno mi è stato regalato uno strumentopolo misterioso e magnifico, che è la Cricut. È una plotter da taglio che praticamente taglia cose e questo è indispensabile per fare alcuni sprayed edges. Che cosa sono i sprayed edges? Ce l'ho una roba sprayeggiata per fare cose del genere. Ora io non credo di poterlo fare con questo grado di precisione, però vorrei provarlo a fare con il mio stesso romanzo. Ho già fatto un progetto per appunto la parte laterale delle pagine, che voglio fare esattamente in questa maniera, cioè dorato il disegno e poi tutto nero attorno, come in questo caso. E quindi devo fare delle prove, tanto appunto posso mettermi fuori poi a spruzzare di vernice e vi faccio vedere un po' come funziona il tutto. Lunedì mattina, quindi buongiorno, ed è anche la conclusione di questo vlog, perché riesco a registrare adesso una clip in pausa pranzo, che questo inizio settimana lavorativo è davvero... Allora, come avete visto, ho concluso insomma la versione sprayed edges del mio libro. Ci sono un po' di difetti, tra l'altro c'è un problema tecnico, nel senso che ci sono delle pagine che purtroppo si sono macchiate di sangue, perché ieri sono riuscita ad affettarmi il dito non si sa come con il taglierino. Sono assolutamente imbranata e mi chiedo come io mi metta a fare queste cose, ma vabbè. Però sono abbastanza soddisfatta del risultato nonostante le imprecisioni. Qua ho dovuto fare un pochino a mano perché non si era appiccicato bene lo sticker, che è stato complicatissimo da attaccare alle pagine, e quindi prossimamente proverò a fare anche il contrario, cioè a fare lo sticker togliendo la parte centrale e appiccicando direttamente sulle pagine, insomma, affinché ci sia il vuoto dentro. Il problema è che avevo già provato in passato con questa modalità facendo gli spray edges di Fort Wing di mia sorella, il colore rischiava di entrare sotto. Quindi vabbè, farò delle prove, insomma, vediamo che cosa ne uscirà. Mi piacerebbe fare anche una versione con delle spighe di grano. Ieri mi sono divertita a giocare un po' con la Cricut, perché appunto è un regalo recente, quindi sto sperimentando. Ho fatto questo che sarà la base di un segnalibro e l'idea è fare una cosa del genere, no? Ok, andando a spruzzare con la vernice. Però devo ancora capire bene come plastificare il tutto, perché ho la carta per plastificare. Il procedimento è un po' scomodo perché si va col ferro da stiro, non un grande ferro da stiro perché non stiro, quindi vedremo. Tra l'altro penso che questo sarà uno degli ultimi vlog di questo tipo sul canale principale, perché arriverà un nuovo canale dedicato più a queste cosine, cioè videogame, anche momenti un po' di fai da te, di creazione di cose carine, quindi stay tuned perché arriverà anche questa cosa, dato che questa tipologia di video purtroppo viene vista da poche persone su questo canale, quindi io non ho voglia di perdere tempo per portarvi dei contenuti che non funzionano, non mi va né per voi né per me, e quindi sarà dedicato tutto a un altro spazio. Ma concludiamo il video facendo un recap delle letture, perché in realtà ieri poi dell'Occhio del Gufo ho letto pochissimo perché ho passato praticamente tutto il weekend con in cuffia Le Nebbie di Avalon e la parte seconda di Mary Zimmer Bradley. Ho iniziato questo vlog che ero tipo a pagina 50 e adesso sono a metà libro, sono a pagina 330, questo è quello che ho letto, anzi più della metà, mi mancano tipo 6 ore di ascolto, sto ascoltando a velocità 1,6. E una cosa interessante che ho notato degli audiolibri è che quando inizio ci metto veramente tanto a ingranare, più della lettura cartacea o comunque sul Kindle, perché mi distraggo,
ho voglia di ascoltare altro, banalmente dei video su YouTube, e quindi mi passa la voglia. Poi appena entro nel vivo della storia non riesco più a staccarmi, come è successo questo weekend, che ho passato tutto il tempo con in cuffia Marion Zimmer Bradley. Cioè, tra l'altro la lettrice di questa storia mi piace da impazzire, lo sto ascoltando su Audible, e penso che lo finirò questa settimana, perché mi sono mangiata 300 pagine e passa in audiolibro. Direi che ce la si può fare. È bellissimo come il primo, forse anche di più sinceramente, perché ormai conosciamo tutti i personaggi, seguiamo ancora Morgaine e gli intrighi politici che l'hanno portata a questa situazione nella sua vita adulta, ciò che le accade dopo l'incoronazione di Arthur Pendragon e quello che accade ad Avalon, in conseguenza anche al matrimonio di Arthur con Guinevere, che è cristiana, che quindi porta la cristianità nella corte che doveva essere votata ad Avalon. È molto interessante, io adoro questi libri con tanta introspettività, in alcuni passaggi secondo me veramente troppa, nel senso che tutte le parti poi in cui si parla dei peccati e dei drammi cristiani, veramente io volevo buttarmi, però soprattutto perché Guinevere è insopportabile, però tutta la parte invece più magica, esoterica, in cui Morgaine magari fa delle cose che riguardano il suo culto della dea, sono scritti meravigliosamente e ti permettono proprio di entrare all'interno della sua testa, della narrazione. Oltretutto ci sono dei passaggi in cui proprio viene data la parola a lei e parla in prima persona. Il libro invece è raccontato tutto in terza, con una focalizzazione che secondo me è eccezionale per l'epoca, ma Marion Zimmer Bradley è veramente un'autrice come persona orrenda, ma come scrittrice spaziale, su questo c'è poco da dire. Quindi niente, qui si conclude il vlog. Se il video vi è piaciuto, vi raccomando di lasciare un mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale e non disperate, perché tanto questi vloggini torneranno in un'altra sede, in un'altra modalità, vediamo insomma. Fatemi anche sapere voi cosa ne pensate di questi cambiamenti che sto cercando di apportare. In descrizione trovate tutti i link utili ai libri che vi ho citato, i miei altri social dove trovarmi, la newsletter che di cui arriverà presto una nuova lettera, come si chiama, la nuova puntata della newsletter, come funziona in questi casi? Vabbè, potete iscrivervi se volete sentirmi sproloquiare in forma scritta, e io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, ciao!